facevo la lettura di Vie di fuga a mia nipote Aurora, che ha acquistato questo libro per il suo esame di antropologia culturale e me l'ha consigliato per la piacevolezza con cui sono espressi dei concetti fondamentali. 8 passi per uscire dalla propria cultura, che oggi è schiacciata fra 2 grandi pericoli. Uno è l'identità, che viene definita da Adriano Favole la cintura di castità che non ci permette di aprirci all'altro. Dall'altra, al contrario, una sorta di Lourdes dell'eufemismo, per cui basta usare degli asterischi, basta non dire delle parole, dei concetti, cambiare lessicalmente un nome perché un intero concetto venga sfumato, e questo presuppone comunque una superiorità della propria essenza che non ti permette di avvicinarti agli altri. E invece ciò che cos'è la cultura, ci insegna Favole, è cambiato ultimamente. In passato era colto chi coltivava, appunto, colocolis in latino significa coltivare, chi coltivava la propria anima attraverso le giuste letture, gli studi adeguati, e quindi era un colto rispetto a una platea di incolti. Con la nascita, con l'affermazione anzi dell'antropologia culturale, il discorso cambia, e così viene a interpretare per cultura tutto ciò che una persona usa per rendere la propria vita piena di senso. Parlo di credenze, di utensili, di culti, e quindi chiunque nel momento in cui nasce è inserito in una cultura. Perché fuggirne? Perché se mai ti muovi e rimani sempre fermo, la tua vita tutto sommato non è mai servita. Quindi andar via, fuggire, ma come? Con le gambe, sicuramente, come purtroppo i migranti di oggi che lasciano un mondo peggiore nel sogno di trovare qualche cosa di meglio. C'è l'esempio, per esempio, di un gruppo polinesiano, un'isola meravigliosa, di quei paradisi tropicali, da cui però i giovani scappano. E scappano perché? Non per la fame, ma perché la cultura di lì, la cultura del dono, il mondo in cui c'è tutto il paese, ti è caro, e tutto hanno relazioni con te, gli sta stretto, vanno a ricercare l'identità. E invece poi magari si accorgono che in questo interscambio c'è più libertà, o forse ce n'è meno. Altro modo per fuggire è la satira, che consiste nell'esasperare i tratti caratteristici del proprio cultura. Guardiamoci dall'esterno, straniamoci, vediamo che cosa c'è di strano in quello che a noi sembra quotidiano. E inoltre, perché vediamo limiti e non vediamo ponti? Perché ci sentiamo isole e vediamo il mare come qualche cosa che ci lascia indifferenti agli altri? No, è il mare il trait d'union, e noi, tante piccole isole, uniti in arcipelago, quando abbiamo la nostra cultura che non rinneghiamo, ma che apriamo alla conoscenza della cultura degli altri, solo allora, ecco, secondo Adriano Favole, saremo veramente uomini.